all'interno della caffetteria Gulino davanti a due tazze di tè. Diamo il via a questo ultimo appuntamento con la psicologia, con il dottor Mirabella, psicologo counselor. E oggi vogliamo chiudere questo ciclo parlando di amore e eros. Leggo un passo di Nietzsche che dice: l'introduzione del più grande, più minaccioso dei morbi, da cui l'umanità non è ancora guarita, la sofferenza dell'uomo causata dall'uomo, da lui stesso, conseguenza di una separazione violenta dal passato animale, una dichiarazione di guerra agli antichi istinti su cui si fondava fino a quel momento la sua forza e il suo piacere. Amore e desiderio, sono la stessa cosa? Ovviamente non sono la stessa cosa, però una verità è che amore ed eros non debbono essere mai separati, questo è sicuro. Voglio dire che un amore senza desiderio non è un amore. Può esserci solo il desiderio senza amore, perché fa parte dei prodromi di un amore, lo ritroviamo nell'innamoramento. Ma dal momento in cui un innamoramento fa questo salto di qualità, che non necessariamente deve fare, ma dal momento in cui riesce a farlo, allora non deve essere mai disgiunto dal desiderio, perché l'amore è desiderio, l'amore è desiderarsi. Quando manca questo, c'è qualcosa che non ha funzionato in questa coppia. Quindi un rapporto di coppia finisce nel momento in cui finisce la passione. Sì, l'amore è desiderio e piacere e basta, perché altrimenti diventa qualche cosa che impedisce di gioire alla coppia. Senza eros non c'è gioia all'interno di una coppia. Quando si capisce quando un amore è finito? Quando manca il desiderio, o perlomeno quando si deve cercare di rimediare, quando vedo che all'interno della coppia inizia a mancare il desiderio. C'è la possibilità di riprenderlo, se ne può parlare, se ne riparla all'interno della coppia, reinventarsi. Noi spesse volte tendiamo a rifuggire un po' il desiderio, perché il desiderio, eros, è un'incognita, lui non vuole essere guardato in faccia. E noi abbiamo un bisogno fondamentale, che è quello della sicurezza e dell'avventura. Questo è il bisogno fondamentale di cui tutti noi esseri umani andiamo alla ricerca, e spesse volte li separiamo queste cose, ed è là che nasce la sofferenza. Vuol dire che io all'interno della coppia che cosa faccio? Per il mio modo errato di amare, l'amore errato, l'amore sbagliato di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ho pensato che l'amore è possessività, è gelosia, è il fatto che io devo avere la certezza che deve trasformarsi in un matrimonio, che deve durare per sempre. Questo è il mio bisogno di sicurezza. Poi non riesco a conciliarlo col bisogno di avventura, che è ben altra cosa del bisogno di sicurezza. Quando non riesco a conciliare questo, allora là nascono i guai. Che cosa nascono? La prima cosa che nasce è il tradimento. Il tradimento nasce da questo, nasce dal fatto che io, il mio partner o la mia partner, la imprigiona all'interno di un'immagine fissa che mi dà una sicurezza. Imprigionandola all'interno di questa immagine, chiaramente che cosa faccio? Smorzo tutto il desiderio, perché il desiderio invece è l'incognita, è l'avventura. E omettendo invece una realtà, che nessuno di noi rimane fisso all'interno di un'immagine, siamo noi che le abbiamo cristallizzate all'interno di quell'immagine. Quante volte persone che coppie che si lasciano, poi magari rivedono l'ex partner e dicono: ah, oh, com'è cambiato. Non è cambiato, è sempre stato così. Sei tu che l'avevi cambiato, o meglio dire l'avevi imprigionato all'interno di quell'immagine che ti dava sicurezza. L'amore è effettivamente eros, quello è necessario, altrimenti non è un amore. Lei diceva che bisogna parlarne con il proprio partner quando viene meno questo desiderio. Sì. Ma parlarne di per sé già non spoetizza un po' quello che dovrebbe essere l'istinto? L'istinto è
determinato anche dal, meglio dire, viene inficiato tanto da determinate aspettative che ci sono all'interno della coppia. Quindi parlarne e tirarle fuori, magari riuscire a scoprire che questo amore è retto anche da dei bisogni inconsci, che è l'argomento della puntata precedente, cioè del fatto che io ho delle necessità che hanno ben poco a che vedere con l'amore, riuscire a svelare questo volto. Se effettivamente c'è un sentimento amoroso di base, si riesce a farlo riemergere e ci si può reinventare, altrimenti è chiaro che è una storia che non ha un proseguo, però è chiaro che bisogna anche provarci. Esiste il sesso senza amore? Allora, questo è dovuto alla nostra incapacità di coniugare il sesso con l'amore. Noi sin da piccoli siamo stati abituati all'idea che il sesso è una cosa sporca. I genitori cosa dicono a un bimbo che si tocca? Non ti toccare. Allora, e già là noi stiamo dicendo, stiamo contravvenendo a quello che già millenni fa nella Tavola Smeraldina ricava un monito importantissimo, e diceva, e dice tuttora, così in basso, così in alto. Cioè significa, no? Andiamo a creare una frammentazione dell'essere dove dicendo ci sono degli istinti bassi e degli istinti superiori, spirituali. Allora il sesso è qualcosa di sporco e invece l'amore platonico, l'amore spirituale, e quante coppie senti dire finalmente noi siamo riusciti a trovare una dimensione, abbiamo sistemato tutto qua, però in fondo poi non fanno neanche sesso. E quindi sono loro arrivati a quell'aspetto divino quasi, che non è umano ovviamente. Che cos'è un amore platonico? È un amore platonico, sì, spirituale, che chiaramente non fa altro che porre l'accento sulla nostra incapacità di coniugarlo questo. Allora, non riuscendo a coniugarlo, che cosa faccio? Uno tra i fenomeni è la prostituzione. Perché ancora oggi, che in effetti, se ci pensiamo bene, è anacronistica l'idea di un uomo o una donna che deve andare a pagare per ottenere che cosa? Amore. Perché il sesso è amore. L'idea che abbiamo del sesso sbagliata è un'altra. Noi inseriamo all'interno del sesso la pornografia, la brama, il voler avere potere su un'altra persona, considerarla un oggetto, cioè manca un'educazione proprio affettiva che faccia seguito poi a un'educazione sessuale. Manca questo. Quell'idea sì, non è amore, sicuramente non è amore la brava, ma l'amore è sesso. A proposito di prostituzione, perché molti uomini vanno a transessuali? Uno tra tutti è il fatto appunto che, considerando il sesso qualche cosa di sporco, cosa c'è di più trasgressivo e sporco di andare per un uomo con un individuo dello stesso sesso che gli dà la possibilità a fare cosa? A colmare anche un bisogno inconscio di una propria omosessualità latente, perché in verità è questo, perché chi va con un transessuale ci va perché in realtà ha dei genitali da uomo. Però ha le fattezze di una donna. Ha le fattezze di una donna e servono a farlo stare tranquillo e a posto con la propria coscienza, ma in verità sta andando con un uomo. Molti uomini vanno a prostitute nonostante siano in coppia. Perché lo fanno? Questo avviene perché il sesso privato dei sentimenti mi dà la sensazione di essere meno impegnativo. Abbiamo creato questa dicotomia, qua ci riallacciamo al discorso di prima, cioè il bisogno nostro di sicurezza all'interno della coppia è determinato dal fatto che determinate cose all'interno di questa coppia non avvengono, così non si stravolge un equilibrio irreale, perché abbiamo detto che tutto è mutamento. Se non stravolgo questo equilibrio, comunque non riesco a soddisfare un bisogno primario dell'essere umano, che è l'avventura, e allora avviene o il tradimento o, nei casi che a torto vengono ritenuti
meno deplorevoli da alcune donne, o forse da tante donne, il fatto che il proprio compagno vada a prostitute. Invece bisognerebbe porsi la domanda: che cosa manca all'interno della nostra coppia? Perché avviene? Perché lui va a prostitute? Perché? Che cosa gli manca all'interno della coppia? Che cosa non riesco? Qual è il bisogno o la gioia che manca all'interno della coppia? Manca l'eros, manca quella capacità di accogliere l'eros, che invece è la cura di ogni male. Parliamo di rapporti prematrimoniali. Averli o non averli? Il punto non è, secondo me, quando farlo, perché queste sono delle scelte soggettive. La premessa è che ci sia intimità e fiducia, questo è fondamentale. È importante che la decisione non venga inficiata dalle aspettative altrui o dal confronto con gli altri, perché altrimenti poi rischia di essere deludente per la coppia, ma che sia dettata da un sentimento di profondo amore e di consapevolezza. Questo soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti, bisogna avere profonda consapevolezza del fatto che dopo non sarà più come prima. L'incontro con Eros può essere un incontro felice che apre la possibilità di conoscere il vero volto della persona, perché durante l'intimità ognuno di noi è veramente se stesso, ma nello stesso tempo, se l'incontro non è felice, rimane un trauma. Di questo noi dovremmo parlarne, soprattutto con gli adolescenti bisognerebbe parlarne, renderli consapevoli di quali sono i rischi. Cioè, non tanto il fatto di dire lo devi fare, non lo devi fare, perché lo sappiamo che non riusciremo a fermare Eros, certo. Ma renderli consapevoli dei rischi, questo è importante. Attivare anche una forma di comunicazione che sia legata anche all'affettività, quindi al discorso che dicevo prima dell'educazione affettiva all'interno della famiglia. A scuola loro hanno anche la possibilità di avvicinarsi anche all'educazione sessuale, ma prima ancora all'educazione affettiva, cioè dargli la possibilità di che cosa vuol dire amore, di che cosa vuol dire realmente condividere il proprio affetto con un'altra persona e le proprie sensazioni. Da questo poi sarà più facile riconoscere se l'altra persona è in cerca di qualcosa di ben diverso dall'eros, che è l'uso della persona. Un altro aspetto importante è renderlo consapevole dei rischi determinati anche dalle malattie sessualmente trasmissibili, sì. Il rischio della gravidanza, il rischio, per ultimo ma penso purtroppo tristemente attuale, di venire filmati e che poi quei filmati vengano diffusi. Questo può diventare e diventa molto probabilmente devastante per un soggetto, soprattutto giovane. Quindi, mentre facciamo l'amore, noi siamo realmente noi stessi, diceva. Sì. Più l'eros è appagato, più noi riusciamo a essere noi stessi, perché siamo realizzati, felici. E questa felicità, la possibilità di riscoprire una gioia interiore, di avvicinarsi ad un mondo magico che riesce a soddisfare la nostra esigenza di libertà. Ci liberiamo totalmente delle maschere che ci siamo autoimposti e che è il partner per colmare, purtroppo spesse volte, dei bisogni inconsci, ci ha affibbiato. E ci hanno fatto credere che bisogna vivere e accontentarsi, non è così. È un modo per gioire, o meglio dire, il modo principe per gioire è riscoprire la propria sessualità e l'eros. Noi dovremmo riaprire la nostra visione del piacere al punto da considerarla non un fine, ma una componente costante dell'esistenza. Come dicevo prima, siamo nati per gioire. Chi non è d'accordo, comunque, può far sempre scrivere sopra il letto: non lo faccio per piacere mio, ma per rendere grazie a Dio. Ma dubito che lui sarebbe contento. Se non ricordo male, ha trasformato l'acqua in vino.